Oggi, dato che oggi Peter fa questo pezzo su questa storia che pare che Rete 4 avesse messo un diktat contro Mediaset, contro la Meloni, dopo il fatto che la Meloni è rientrato. Ecco, no? Volevo sapere da Daniela Santanchè, vi invita a Mediaset Santanchè? Ma io, guardi, sono appena stata invitata domenica sera al programma Controcorrente. Anche perché, guardi, ma lei mi dà da prescindere perché è una star, un cara Daniela. Però c'è una storia. No, ma anche altri colleghi. Ma guardi, conoscendo Berlusconi, che lui, visto che parliamo di televisioni commerciali che deve fare ascolti, tenderei ad escludere che voglia far fuori Fratelli d'Italia, perché poi è anche una questione di scelta. Se anche fosse solo per opportunità commerciali, non lo farebbe. Che ha detto Peter? Il conflitto di interessi è come il diavolo di Baudelaire, il cui trucco migliore è quello di far credere che non esista. A Giorgia Meloni e agli altri è stato dato un piccolo avvertimento, dopo che Giorgia Meloni aveva detto quello che aveva detto, dopodiché nei giorni susseguenti tutti gli esponenti di Fratelli d'Italia hanno detto no, sarà un equivoco, eccetera, eccetera. Giorgia Meloni in una serie di interviste ha cominciato a dire che Berlusconi era un grandissimo Presidente del Consiglio ed è rientrato, come esattamente l'avvertimento che era stato dato a quei conduttori di cui io non condivido la linea, ma a Giordano, Del Debbio, eccetera, che a un certo punto vedono i vertici di Forza Italia salire ad Arcore e dire colpa vostra, colpa loro se abbiamo perso le elezioni, però... e per qualche mese vengono esclusi dalle televisioni. Allora ogni editore ha il diritto di mandare in onda quello che vuole, però il problema è che quando un editore è politico ci sono dei momenti in cui il politico prevale sull'editore ed è inutile negarla questa storia, perché così... Posso farti una domanda, Peter? Scusa, Peter. Certo. Posso farti una domanda? Tornando a questo conflitto di interessi, ma scusa, sta governando il PD con i 5 Stelle, sono state delle loro bandiere, delle battaglie, no? Mettere fine a questo conflitto. Hai perfettamente ragione. Avrebbero pazzeschi. Dito nella piaga, devo correre con me. Rimanete, ragazzi, rimanete un attimo con me, torno fra pochi due minuti.